Ciao Manu, senti, ho montato un nuovo assetto e nuovi freni. Dai, andiamo a provare. Diciamo l'adrenalina pura che ti può dare la velocità, e mi fa piacere che oggi siamo qua insieme. E che per Natale si regalano un bel impianto quattro pompanti da 330. Non stiamo qui a dire, no, che quando andate a tirare quelle staccate si accendono le quattro frecce o che la posizione di guida non è il top, bla bla bla. Questa è una City Car pepata, diciamo che a me piace molto quello che c'è dietro la 500 Abarth, la filosofia. Sapete, io amo le Fiat, mi piacciono le macchine che non sono perfette, ma che quando scendete siete felici. A me quello interessa e sinceramente me la sto... Te la stai godendo? Ah, un sacco. Qui c'è un avvallamento, ci teniamo sulla sinistra, anche perché ragazzi, lo vedete dalle immagini, la macchina è bassissima. La filosofia di Abarth è questa: rendere una City Car, un'auto molto, diciamo, mi verrebbe dire da donna, però non è così, perché come vedi tu guidi una 500 che è Abarth, ma non guidi la solita 500 1200 Fire. No. Ottimo motore, però siamo su livelli diversi. Perché una 500 Abarth non è una classica macchina da ragazza? Allora, io ho comprato questa macchina in primis perché sono un amante da sempre di auto sportive e in più amo l'idea di poter personalizzare un qualcosa. E cosa di meglio di una 500 Abarth, che è così versatile, per poter personalizzare e creare un qualcosa di proprio, un progettino carino, un qualcosa che rimanga e soprattutto un qualcosa che hai solo ed esclusivamente tu. Quindi prendere un'auto cittadina e renderla pepata per dare fastidio, magari figli di papà, con auto molto più blasonate. Questa non ha il differenziale autobloccante, monta il TTC, Torque Transfer Control, simula il differenziale autobloccante. Ero molto scettico perché non l'ho mai provato una col TTC e devo dire che funziona bene. Che assetto hai comprato tu? Allora, ho comprato un assetto Bilstein B12 composto da molle A-Back Pro Kit meno 3, ammortizzatori Bilstein B8 che insieme compongono questo assetto. Non ho optato per un assetto a ghiera B14 perché onestamente l'uso che amo farne è questo. Garrett 1446 abbinata a un bello scat, un centrale libero, un finale artigianale prodotto a Maranello dai bravissimi ragazzi di Exhaust School Garage. Io vedo le Abarth come auto da montagna, non serve forse una 4x4, una posteriore per divertirsi. Questo assetto ha il suo perché. Lo proviamo questo assetto? Approvato al 100%, guarda, veramente fatto un bel lavoretto. E poi vabbè, i freni staccano gli occhi dalle orbite, è qualcosa di imbarazzante. Però ragazzi miei, io conosco tante persone che si sono soffermate di più magari sul motore, quindi hanno forgiato così, e questo handling non ce l'hanno, perché qui come dai gas il turbo entra subito in pressione. In montagna ci vogliono queste auto piccole, abbastanza cattive di motore, ma con una turbina davvero piccola, per carità, non troppo, ma il giusto. Ad esempio questa 500 Abarth aveva poco più di 200 cavalli, ma andava in pressione a 2500 giri. Questo che vuol dire? Che in una strada di montagna ve la godete al massimo ed è fantastico, è davvero un'emozione portare questa piccola scatoletta su quelle montagne, perché sfiorava il pedale, andava in pressione, erogava la sua potenza ed era bello. Auto elaborate con questo criterio in montagna sono davvero delle lame divertentissime. Al contrario, auto che magari sulla carta, ma che in realtà oggettivamente hanno chissà quanti cavalli con quelle turbine enormi, magari
in montagna non ve le godete così tanto, perché prima che il turbo entri in pressione ce ne vuole ed è già finita quella parte noiosa tra una curva e un'altra. Erika, il fischio che già questa macchina è impressionante. Immagino che sia un'aspirazione bella diretta. Sì, è un'aspirazione diretta bassa, rigorosamente bassa, di TBF Monza Performance. Io quando guido un Abarth penso che si vede anche dalla faccia, è bellissima, cioè tornata a casa veramente col sorriso. Poi lo sterzo, no? Tanti dicono, ah, è lo sterzo della Panda. Non è lo sterzo della Panda, o almeno sicuramente qualche modifica è stata fatta dai tecnici Abarth, perché è uno sterzo bello diretto, cioè piace, e poi soprattutto con il tasto sport si indurisce e quindi non avete quella sensazione di essere su una city car. L'assetto è perfetto, adesso sta anche una galleria, quindi rimettete le cuffie, alzate un po' il volume. Cioè il sound dell'aspirazione è qualcosa. Che è incredibile, soprattutto la tua con questi freni di 330, vabbè, potrebbe fermare una locomotiva e quello è un discorso a parte, però è bella, si guida da Dio, e poi questo connubio freni, assetto, la rende molto sicura, perché è un'auto che pesa poco, molto poco, e quindi frenarla è un attimo. Allora, a me piacciono le cose grandi, quindi voglio un bel disco importante che si veda, e esteticamente, guarda, mi lasciano senza parole ogni volta che li vedo. L'ho comprata da una persona molto fidata a febbraio 2020, a ridosso del Covid, che è stato comunque un periodo brutto per tutti. Siamo stati rinchiusi in casa mesi e in quei mesi mi sono iniziata un attimino a studiare un po' di cosine, a vedere un po' di cose. E negli anni, tra varie modifiche, wrap vari, adesivi in ogni dove, come, quando e perché, cerchi nuovi, kit coprilogi, tettini vari, alla fine, oggi, nel quasi 2024, è nata la mia bimba. E che dire, la mia bimba mi ha, tra virgolette, un attimino salvata da quello che è stato un periodo molto, molto nero della mia vita, dove si sono accumulate tutta una serie di cose personali, familiari, con l'aggiunta del Covid, e questa auto per me è stata sempre la mia valvola di sfogo, come la chiamo io, la mia piccola scacciapensieri. Erika, visto che la macchina mi sembra andare veramente forte, mazza se ci stiamo divertendo. Tu, oltre alla classica turbina 1446, che poi non è quella originale, no, di questa, no, macchina? Non è l'originale. Tu che altro monti? Garrett 1446, scat, intercooler da 9,5 litri, iniettori maggiorati, bobine maggiorate e poi mappa di serial tuning, da cui abbiamo bancato circa 218-219 cavalli. E quindi vi è piaciuta questa macchina? Beh, io penso proprio di sì. La ragazza, è inutile che l'andiamo a commentare, è bellissima, esattamente come la sua 500 Abarth. E poi lo sapete, era il 26 dicembre quando abbiamo fatto queste riprese e abbiamo scannato questa macchina tutto il giorno in una maniera davvero indecorosa. Ma quanto ci siamo divertiti! Io vi ripeto, se volete fare una build da montagna, mettete una turbina piccola, freni grossi e un assetto ad hoc e vi divertite come pazzi, credetemi. Le nuove Fiat, dopo che sono passate sotto Stellantis, non credo abbiano più quel brivido che magari potevano avere senza toccare la 1turbo.gt Fiat Coupé, quella sfera lì, però anche la 500 Abarth ha quella verve, no? Che alle nuove auto purtroppo manca. Comunque, qua sotto c'è il tasto iscriviti e so che voi non l'avete ancora cliccato, quindi cavoli, iscrivetevi, perché è importante, così mi date la possibilità a tutti noi di portare contenuti con questo livello e anche
a livello superiore, mettete like e lasciate un bel commento qua sotto, perché davvero voglio sapere cosa ne pensate di questa build. Non è una build con un milione di cavalli, avete visto? 220, una cosa tranquilla, ma per la montagna non è male, poi con questi freni enormi. Ah, quanti siamo divertiti. Belli, mi raccomando, iscrivetevi e niente, ci vediamo alla prossima con una Fiat. Boh, vediamo. Ciao belli!